Ok. Oh. Ciao ragazzi e benvenuti a tutti. Ho allacciato bene il microfono? Sì, ragazzi, in teoria l'ho allacciato bene. Ragazzi, oggi in questo video fantasmagorico andremo a parlare di che cosa? Impianti solari fotovoltaici particolari. Perché ragazzi sono quelli entry level, ok? Quelli che puntano tanti di voi perché giustamente non hanno grossi budget. E io pago! E mi chiedono, Fox, ma un impianto fotovoltaico può anche funzionare senza batteria di accumulo? Sì, ragazzi, sì, è possibile. Free energy. Senza batterie. Godo come un riccio, godo. Godo come un riccio. Godo. Godo come un riccio. Godo come un riccio appena nato. Però ragazzi, attenzione. Io non sono pro no battery, ok? Io sono pro battery perché ragazzi, perché la batteria ci dà l'indipendenza energetica tutta la giornata. Ok, i pannelli solari producono, e questo lo sappiamo tutti, trasformano l'energia del sole in energia elettrica. I pannelli solari sono connessi tutti in serie, ok? Come per esempio, io ho due stringhe, una da 10, una da 5. Questi pannelli vanno connessi all'inverter. L'inverter lavora, ok, in con una logica, ragazzi, tutta sua. E che cosa fa? Se i pannelli producono tot tensione, ok? Per questo si mettono in serie, ragazzi, per avere alte tensioni, basse correnti. Se i pannelli producono sufficiente energia, lui dà al tuo appartamento l'energia proveniente dai pannelli, ok? Perciò bene, free energy, energia del sole, free energy a tutti gli effetti. Però ragazzi, cosa succede quando passa una nuvola? E stiamo comunque parlando di fotovoltaico off-grid, perché ragazzi io tratto e tratterò sempre comunque e solo forse off-grid, perché ragazzi è fotovoltaico libero, ok? Off-grid. Distaccato dalla rete, però vedo che tanti di voi fanno anche confusione, perché un vero off-grid, ragazzi, è un impianto solare fotovoltaico che ha il contatore staccato, cioè nel tuo appartamento H24 c'è solo ed esclusivamente energia proveniente dai tuoi pannelli solari o di sera dalla batteria. Vi adoro quando siete. Vi adoro quando siete. Così mutante senza. Con le mutande senza. Quelli che montano, anche io, attenzione, ce l'ho montato il contatore che entra dentro l'inverter. Sì, è vero, ce l'ho montato, ma ragazzi, io lo stacco a monte. E che sono fesso io, colonnello? Io ce l'ho. I fili 220 che mi arrivano agli inverter ce li ho, ma io ho proprio il contatore staccato, perciò da lì non può né entrare né uscire energia, e quello è un off-grid a tutti i sensi, ok? Perciò se voi avete un impianto solare off-grid, sappiate che se il contatore è attaccato, l'inverter vi dà il simbolo utility, sta a significare che voi non siete off-grid a tutti i sensi. Se dovete essere autosufficienti e lo volete essere a 360 gradi, dovete ragazzi staccare il contatore. Godo come un riccio, godo. Perciò per staccare il contatore dovete avere la batteria. Ma facciamo un passo indietro. Fotovoltaico senza batteria. Ripeto, è possibile, però solo ed esclusivamente per i primi mesi, ok?
quando ancora non hai money da investire per la batteria. Un inverter che sia per esempio il 5.5 della PowMR che utilizzo io, o anche il 6.2, ok, che ho anche fatto la recensione. Questi ragazzi sono inverter che possono lavorare anche senza la batteria. Invece il 5.6, quello ti obbliga ad avere per forza la batteria. Ora, se non lo sai, io posso aiutarti ad avere i componenti per il tuo impianto solare fotovoltaico acquistati a prezzi inferiori di AliExpress, Amazon, eBay, anche Alibaba. Ok? Grazie alle collaborazioni con lo sponsor posso aiutarti ad avere tutto, spedizione inclusa, materiale nuovo con garanzia a prezzi eccezionali. Contattami in email sotto in descrizione, te la lascio, e se vuoi ti aiuterò, ti seguirò e ti farò arrivare tutto a casa risparmiando, ragazzi, un botto di soldi. E io pago. Comunque, ritornando a noi, senza batteria sì, è possibile. Colleghi i pannelli, una bella stringa al tuo inverter, per esempio il 5.5, ragazzi, che è il mio cavallo di battaglia. Io il modello parallelo, ne ho due in parallelo, due stringhe differenti, vanno alla grande. Ora, ok, sono le 18, perciò il sole inizia a non esserci più, i pannelli sono già staccati perché in automatico l'inverter stacca l'ingresso fotovoltaico quando la tensione è sotto ad una determinata soglia, che se non ricordo male è 120 volt. Perciò sotto i 120 volt l'inverter in automatico stacca i pannelli e dà accesso all'energia dalla batteria. Nel mio caso ora sono con batterie. Ti ricordo una 15 kWh autocostruita con celle 280 Ah. Anche per questo, ragazzi, se volete celle LiFe Pio 4 da 280 Ah, ti lascio qui sopra impressione l'ordine di gruppo dello sponsor delle gran belle celle, ragazzi, ad un prezzo eccezionale. Godo come un riccio appena nato. Ovviamente escluso di contenitore, escluso di BMS, escluso di tutto. Avrete le vostre bellissime celle da assemblare e le piastre di intercomunicazione, di interconnessione. Ok? Bene. Ritornando al discorso free energy senza batterie, per i primi mesi potete utilizzare il contatore connesso con l'inverter e in più anche i pannelli, perché parliamo di inverter ibridi off grid. Questi inverter non lasciano nulla alla rete, entra solo dentro l'inverter, non esce dall'inverter e va al contatore. Perciò senso unico, non doppio senso. Banco! Bene, questo sta a significare che come funziona un impianto con pannelli, inverter, senza batteria, di giorno produce il fotovoltaico, ok? Dal momento in cui il fotovoltaico inizia a scendere di livello, l'inverter in automatico cosa fa? Fa un check-in di cosa ha connesso. Vede che non c'è batteria, perciò da dove deve prendere l'energia per non lasciarti al buio dall'ente fornitore energetico. Perciò cosa fa? Stacca uno, attacca l'altro. Questo è l'ente fornitore, questi sono i pannelli. Ha capito? Silenzio, non insista, Battista! Come vedi, non ci sono più. La mattina dopo, quando si è superata la soglia dei 120 volt, cosa succede? Boom! I pannelli vengono attivati e il fornitore viene disattivato. Perciò,
per circa un mesetto, due mesetti, potrai andare a fare così. Risparmierai un sacco, ragazzi, perché di giorno avrete l'energia proveniente dal fotovoltaico, dall'energia solare, di notte però, di sera però, o quando ci saranno brutte giornate e purtroppo, ragazzi, il fotovoltaico non riesce a produrre al massimo, l'inverter abbinerà i due fin quando non distaccherà completamente l'energia proveniente dal sole. Perciò, rispondendo alla vostra domanda, è possibile realizzare un impianto fotovoltaico senza batteria? Sì, conviene? Sì! Complimenti! Perché, ragazzi, l'investimento può anche essere fatto a step. Come dico a tutti quelli che mi contattano e hanno un basso budget, inizia con l'inverter, poi vai ai pannelli, poi vai alla batteria. Perché? Perché l'inverter ti permetterà di fare tutto i cablaggi, ok? E avere tutto pronto per ospitare i pannelli. Dal momento in cui hai preso i pannelli e li hai montati, cabla pannelli più inverter e già il tuo impianto è connesso all'inverter e anche connesso ai pannelli. Da quel momento, ragazzi, sarete pronti per produrre energia dal sole, però non avete batteria. Bravo, bravo, bel colpo, bel colpo. Perciò siete, diciamo, fuori gioco di notte, ma comunque non è un problema, avete il contatore, utilizzate quel po' di energia. E io vado! Notturna, prendendola dal contatore. Ma quando pronti, andate a prendere una bella batteria litio, LiFe più 4, ragazzi, io posso aiutarvi sia a prendere quelle pronte e fatte power wall, sia da 5 kWh che da 10 kWh, ma anche sfusi, celle sfuse, 16 celle sfuse da 280 ampere ora. Siamo quasi a 15 kWh. Ovviamente, ragazzi, il prezzo è più basso per le 15 celle sfuse. Ma perché? Perché sono da assemblare. E che so fesso io, colonnello? Però, ragazzi, perché si mette in gioco? E ovviamente deve saper qualcosa, deve essere infarinato. Alla fine va a realizzarsi un 15 kWh e gli è costato quasi quanto un 10 kWh pronto all'uso. Però, ragazzi, i 10 kWh pronti all'uso li prendi, li tasselli al muro, colleghi due fili, boom, pronto. Lì invece c'è tanto 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 lavoro e io, ragazzi, tutto questo lavoro l'ho fatto. Ma oggi, se oggi e domani e domani, sono due cose differenti. Domani ho detto, domani di parola. Cioè, ci vuole tempo per connettere tutte le celle in serie, devi fare la struttura di supporto, i compressori per non far allargare eventualmente le celle, e il cablaggio del BMS, sia di potenza che di bilanciamento. Poi va messo anche un eventuale bilanciatore attivo esterno. Comunque, ragazzi, il lavoro c'è, ma risparmierete qualcosa in money. Perciò, se preferisci risparmiare soldi, vai qui. Se preferisci risparmiare tempo ed essere più sicuro nel progetto totale, anche se non sei un tecnico, ecco, punta a quello pronto all'uso. Anche, ragazzi, bei prezzi, attenzione, sempre comunque ottimi prezzi. Vi voglio dare uno spoiler, che non sono d'accordo con lo sponsor su questa futura uscita. Sta per arrivare un nuovo modello di inverter ibrido off grid 48 volt, 5.5 kW, simile al mio modello, simile ma non uguale, perché ha delle caratteristiche differenti. La corrente, per esempio, di ricarica della batteria andrà anche a oltre 100 ampere, perciò ricariche fast, il mio 80 ampere.
e in più è un inverter in off grid. In grid off grid. Questo sta a significare che questi inverter potrebbero lavorare anche per cedere energia all'ente fornitore energetico. E che so fesso io, colonnello? Però ragazzi, ora qui si apre un mondo, si aprono casini, certificazioni, CEI 021 e infatti ho detto io allo sponsor: evitiamo, perché quando si è connessi alla rete bisogna fare molta attenzione, perché lì non si scherza. Che quando sono io a casa mia mi faccio l'impianto come voglio, appunto mi autoalimento, non do fastidio a nessuno, non metto in pericolo nessuno, ma quando quell'inverter può dare in uscita a che pro bravo, bravo, bel colpo, bel colpo. No, perciò ragazzi, io non so se vi presenterò questo modello, perché la legislazione in Italia oggi non dico che vieta il fai da te sul on grid, ma sì, ci vogliono aziende, installatori formati con certificazioni per connessione in rete e tanto 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 altro. Perciò noi continuiamo comunque, perché danno tante soddisfazioni, a lavorare con onore con gli off grid. Avanti ragazzi, off grid. E niente ragazzi, per questo video è tutto. Se vi è piaciuto ditemi cosa ne pensate, fatemi sapere, lasciatemi un commento, e grazie a tutti ragazzi, il canale sta crescendo, e ciao belli, al prossimo video.